Stavo riflettendo sul futuro delle biblioteche e della professione del bibliotecario, quando mi viene in mente che sull'ultimo articolo di Biblioteche Oggi, l'architetto Marco Musco Giuri scrive un articolo relativo al viaggio che lo ha portato in Danimarca per conoscere e scoprire le nuove biblioteche danesi. L'articolo fa riferimento ad un modello, il Four Space Model, una linea di indirizzo che ha sviluppato un nuovo modello biblioteconomico. L'obiettivo è ridisegnare una biblioteca in modo che sia un'occasione di esperienza, potenziamento delle competenze, innovazione e coinvolgimento. Perché non andare anche noi allora a visitare queste mitiche biblioteche? Allargo l'invito e questa è la compagine che affronterà il viaggio. Velia, insegnante in pensione. Federica, neolaureata in beni culturali. Patrizia, amica della biblioteca. Giuseppe, amico della biblioteca. Elisabetta, bibliotecaria. Tommaso, volontario del servizio civile. E Marco, bibliotecario. Il sole bacia Tommaso, Tommaso bacia il sole. Il viaggio? Scomodi sedili. Come è andato il viaggio, ragazze? Benissimo, sono carica, ma tutto bene, sono molto carica. Your opinion is important to us, thank you. I cessi danesi sono schifosi come quelli italiani. La prima tappa del nostro viaggio si trova a circa un'ora di strada da Copenaghen ed è Helsingør, città di 60.000 abitanti, celebre per il castello di Kronborg, dove fu ambientata la vicenda di Amleto, e per il Kalkjærd, una biblioteca costruita su un ex cantiere navale. Ha una superficie di 13.000 metri quadri, di cui 8.000 metri per la biblioteca. È stata inaugurata nel 2010. Ci accolgono Søren Roth, vice direttore della biblioteca, e Lise Kink, responsabile della comunicazione e dell'area esperienza. Ci spiegano che non hanno adottato un modello biblioteconomico universale, ma hanno studiato strategie locali basate su questi sei punti focali. And those illustrations are part of that. You'll see the exhibition upstairs. Entriamo nell'area ragazzi. L'area bambini è caratterizzata dall'ambientazione marittima. Ogni dettaglio è studiato. Qui entriamo nella zona motore, un anfiteatro chiuso dove fare letture senza disturbare. I libri sono esposti di piatto e non hanno etichette sul dorso, tranne questa. Concesio arriva a Elsinore. Attrattivo, poi, recuperare quello che è stato prima e non tradirlo, certo. Però innovarlo. Questo è spazio laboratori? Sì, sì, dei bambini. Corsi e laboratori? Sì. Solo per... Vi piace? Un sacco. Patrizia? Sì, mi piace. Molto. E ora? Down to the upstairs. Però io nego un po' fan. It's fiction. Fiction. Significa? Only fiction. Only fiction. Only fiction. It's music, it's film and fiction. Vedi che anche loro hanno come noi un ripiano per l'esposizione di piatto. E non hanno etichette. È quella cosa bella, vero? Qua c'è tutto il calendario degli eventi.
non può mancare il pianoforte. Vi siete persi? Non preoccupatevi, qui potete ritrovare la strada. All'ultimo piano troviamo una saletta multimediale e lo spazio dedicato alla saggistica, collocata per Dewey. Affacciandoci in veranda, scopriamo che dietro il vetro e l'acciaio che rende la struttura un'architettura moderna è mantenuta nella sua originalità la facciata dell'ex cantiere navale, in una commistione di vecchio e nuovo che risulta molto suggestiva. The Shakespeare Library. Yes, and it our local prince. Yes. Ha detto che non sono gli originali, sono... In questo modo... Shakespeare does. No! Per i bambini. That's about Shakespeare. È tipo una cartaria. Yes. E lo schedario una volta era così, il catalogo delle biblioteche, sì, quando era cartaceo. It's too young. It's an old thing from a library. Questo scaffale circolare è un'isola tematica dedicata ai viaggi. Questa è una genialata. Sì. L'edicola o zona emeroteca con delle sedute molto confortevoli. Sempre all'ultimo piano un ampio auditorium. Non ho capito come funziona. Ok, vediamo come funziona. Tu fai così, lui va giù. Yes. Yes. Every group has got the chip. Il nostro viaggio si conclude scendendo fino a raggiungere il ristorante. Dopo lunga ricerca, seguiamo Delia che dovrebbe aver trovato dei sandwich. Sulla potevamo chiedere informazioni in biblioteca, no? Cosa? Ecco, guarda, sandwich 40, costa 5 di meno di quello di prima. Wow. Che palle! Com'è la birra? È proprio il quarto d'ora accademico, assolutamente. Che 8 e mezza non è un ottimo. No. Ottimo. La bionda non filtrata. Che... Guarda con che occhi bramosi guarda la birra, Tommaso. Marco, non trovi che io sia un po' pallida? Yes, I do. Ci troviamo nella metropolitana di Sant'Eufemio. È uguale a quella di Brescia. Solo che è un po' più ampia. Cioè, ore e ore di viaggio per venire alla metropolitana di Brescia. Il pomeriggio lo dedichiamo alla visita della città di Copenaghen. The map? Map. Oh, yeah. The map. So. Vai, vogliamo il traghetto. Vai in bicicletta. Alto 36 metri con un diametro di 15, si deve l'iniziativa di Re Cristiano IV. Guarda quante librerie, una qua, una qua. Dannato bastone. Dannato. Perché a questo punto, con questo tempo, guarda. Come si chiama? Grand Tour Copenaghen. Oh, Copenaghen. Come vedete, sembriamo sul Monte Bianco. Sembri sul Nepal, ibernato sul Nepal. Langa Parbat, siamo. Pasina Nori sulla finestra. Così.
Siamo arrivati all'Eco Village di Ringsted. Hai ripreso la sauna dei vicini? E questo è il nostro alloggio. Un posto meraviglioso. Siamo in un posto. Ci sono degli animali. C'è un coniglio? È aperta, is open. Pulirsi i piedi. Sono tre giardini. Che meraviglia. Ma che meraviglia, questo è Covilla. Ma che bello. Presto la pasta asciutta. Glielo diciamo anche al vicino. La congratulation per il sito. Anche con 9 minuti. Arcia, partiamo. Per Horus. Welcome. Non ho gli occhi adatti. Avevo detto che dovevamo prendere un'altra macchina. Dopo 3 ore di macchina, arriviamo ad Horus, al mitico Dock One. Abbiamo parcheggiato l'auto. Guarda Marco, devo schiacciare il pulsantino perché ci abbiamo fatto tutto. Aspetta, no, aspetta che c'è ancora gente. Abbiamo rimosso l'antenna, sì. Sì. Abbiamo preso tutto il freno a manato, sì. Siamo scesi lì, gatti, animali, topi, uccelli, sì. Ok. Paga. Paghiamo. Occio. Vi ho detto, non sento. Ma no, scusa. Via, l'auto è andata. C'è Pitti. Ma non abbiamo pagato per quello che non va giù. Che pagina è? Addio, addio. Il Dock One, biblioteca dell'anno 2016, nasce nell'area portuale di Horus, la seconda città della Danimarca. Sembra di essere a incontri ravvicinati del terzo tipo. Ogni giorno ci entrano più di 4.000 persone. Ha una superficie dedicata a biblioteca e servizi al cittadino di 18.000 metri quadri, un aeroporto della cultura e della conoscenza. Ci accoglie Søren Holm, responsabile della comunicazione. Mentre Søren ci illustra la riqualificazione dell'area portuale di Horus, all'esterno stanno giocando in un modo non proprio convenzionale per noi italiani. Nell'area d'ingresso è presente un info point e Søren ci spiega che all'interno della biblioteca non troveremo alcun foglio di carta stampata, perché tutte le comunicazioni sono gestite tramite questi screen wall programmati da remoto. Sempre nell'area d'ingresso troviamo i servizi al cittadino. Aiutano a aiutarsi da soli. Incontreremo i bibliotecari più avanti. Ecco finalmente le postazioni dei bibliotecari.
Come si può vedere, al bancone tradizionale si preferisce qualcosa di più snello per permettere ai bibliotecari di essere mobili e di andare incontro alle persone. La riconoscete? L'autonomia è spinta a tal punto che gli utenti si ritirano da soli le prenotazioni. Un soffitto interattivo vi prepara ad entrare nell'auditorium, dove vi aspettano laboratori, corsi e attività creative, dove ognuno, senza bisogno di assistenza, può settare la propria strumentazione tecnica. Il secondo piano, invece, è dedicato a bambini e famiglie. Travestimenti. Un imponente rinoceronte preistorico pubblicizza un noto museo della città. Ed ecco uno dei tre artwork presenti, una mega campana tibetana con un battacchio che viene azionato a distanza dall'ospedale di Horus ogni qualvolta nasce un bambino. Il suono piacevole prodotto si diffonde in tutta la biblioteca, dando il benvenuto al nuovo nato. Un'area laboratori e lo spazio 03 anni. Qui l'area bambini. Questo spazio gioco. Adesso sto chiedendo come mai è arrabbiato col prossimo. Questo invece è un corridoio dedicato al gioco. Le console, i giochi in scatola, arcade e non può mancare il mitico Pincanello. Un gioco tradizionale danese. Uno spazio dedicato alle famiglie per stare un po' in tranquillità. Il back office dei servizi al cittadino e dei servizi bibliotecari. Dei 35.000 metri quadri totali, il terzo piano è interamente dedicato a uffici affittati a privati. Concludiamo la visita esplorando le isole gioco dedicate ai 5 continenti, di cui la mia preferita, come si può ben vedere, è quella dedicata all'Europa. Ecco l'antico villaggio nell'orto botanico. Il pomeriggio lo dedichiamo alla visita della città di Horus. Aiuto. In ogni panchina del villaggio c'è una Patrizia Martinazzi seduta. Avo Tommy, che bella idea che ho avuto. Che cavolo idea ha avuto Tommy? Di venire qua. Ci credo. Vi chiederete cosa c'entrano le bandiere norvegesi. Il 17 maggio è il Norwegian Day e tutti i norvegesi si riuniscono per festeggiare la Costituzione del 1814 che ha reso la Norvegia nazione indipendente. Sei sofisticato? No, hai preso. Madonna, madonna. Piano! Veramente? La sera alloggiamo in uno strano posto. Il quartier generale dei Danish Flying Super Kids, un gruppo di bambini e ragazzi che girano il mondo portando spettacoli in un mix di ginnastica artistica e acrobazia. Da Dubai ho visto che hanno fatto lo spettacolo. Il mattino dopo si riparte per tornare a Copenaghen. Tommaso sta arrivando? Stavo preparando, sì. Arrivano con grande anticipo. Andiamo soli. Salutate Horus, che non lo vedrete più nella vostra vita, forse. Non lo so. E dopo 3 ore di viaggio si rientra a Copenaghen. Ed ecco la Rentemestervei Library. Questa biblioteca, che fa parte del sistema bibliotecario di Copenaghen, si trova nella periferia nord-ovest della capitale. La superficie raggiunge i 3.600 metri quadri, di cui 1.600 in un edificio preesistente,
l'originale spazio bambini, nel quale ci si può arrampicare sfruttando i cubi colorati che sono sia scaffali che sedute. Bellissimo. No, ma quando finiamo, no, l'idea è come... Straordinaria l'idea di preparare pacchi tematici di libri già pronti per essere presi a prestito. Copenaghen investe molto in innovazione tecnologica, ad esempio attrezzando ogni biblioteca con stazioni di teleassistenza collegate con un ufficio nella biblioteca centrale dove lavorano 10 bibliotecari. Ci confidano anche che gli utenti preferiscono la relazione umana e fisica alla videochat ed in effetti durante le nostre visite non abbiamo visto nessun utente utilizzare questo servizio. All'ultimo piano la biblioteca ospita un grande spazio per concerti ed eventi. Questi sono i servizi al cittadino. Infopoint. L'area ragazzi e l'area adulti. La biblioteca si collega tramite passerelle ad un edificio preesistente, dedicato a laboratori sia collettivi che individuali. Al piano terra è allestito un ristorante molto accogliente, dove gli utenti possono fermarsi per pranzare. Troviamo 7 posti prenotati, con candele accese e un menù a base di sandwich molto invitanti, vista anche la nostra fame. Finalmente arriviamo alla biblioteca centrale di Copenaghen, la Main Library. Siamo accolti con caffè e con le migliori brioche della Danimarca, fresche di pasticceria, presente all'interno della biblioteca, ma gestita con personale esterno. È stupefacente vedere quante persone sono presenti in quel momento in biblioteca, un vero e proprio fiume in piena, complice anche la presenza di un festival con eventi, gruppi di discussione e incontri di ogni tipo. Le scaffalature sono molto eleganti, dotate di illuminazione puntuale, sembrano quelle di una libreria. Ogni posto a sedere è occupato. Ci sono molti studenti universitari che non si fanno distrarre dal rumore diffuso e dal via vai continuo di persone. Al secondo piano sono presenti i servizi al cittadino, quali l'anagrafe, dove rinnovare la carta d'identità e qui in Danimarca anche il passaporto. Le stazioni sono simili a quelle che abbiamo visto anche al Dock One. L'area bambini e ragazzi è presente al secondo piano. In uno spazio interstiziale si può provare a suonare in cuffia uno strumento musicale. C'è anche uno studio di registrazione che produce audiolibri e audioguide scaricabili gratuitamente. Le loro guide sono le più scaricate dai turisti a Copenaghen. Una delle richieste più frequenti è quella di stampare e scannerizzare documenti. Così hanno deciso di allestire un servizio self-service che ti aiuta a farlo. Saliamo al terzo piano, dedicato alla lettura di riviste e quotidiani. Spazi di studio. Meeting place. E il già menzionato ufficio di assistenza remota, gestito dai bibliotecari e collegato con tutte le biblioteche del sistema. Il festival continua anche all'aperto. L'ultima tappa del nostro viaggio danese prevede la visita ad una graziosa biblioteca di 1200 metri quadri, che fa della sua versatilità il punto di forza. La mattina è biblioteca scolastica, di pomeriggio biblioteca di pubblica lettura e la sera centro culturale, con la possibilità di accesso self-service senza personale nemmeno per la custodia. Ci accoglie il simpatico Jesper, che sottolinea lo stile innovativo e partecipativo della sua biblioteca.
gli scaffali sono dotati di monitor contestuali che promuovono i documenti collocati al suo interno. Fortunatamente l'azienda produttrice è fallita e quindi stanno valutando come gestire la manutenzione del software. Il colore dominante è il bianco e il piano terra è open space. L'area bambini è costruita sulla forma dell'esagono. Anche qui scaffali e sedute morbide si confondono, costruendo un castello da scalare. Saliamo al piano superiore. È presente una saletta dove tenere laboratori, corsi e proiezione di film. Non può mancare un Fab Lab dove poter sperimentare collettivamente hobby e passioni legati alla tecnologia e alla programmazione e rinnovare il passaporto a distanza. Tornando a casa, ripensiamo alla nostra biblioteca e nonostante ci separino più di 1400 km, percorriamo una stessa idea di servizio. Nel nostro piccolo ci impegniamo perché la biblioteca sia un luogo accogliente, aperto, volto alla partecipazione collettiva e al confronto democratico dei cittadini, spunto di riflessione sul proprio futuro. Come dice Rudolf Abel, direttore della biblioteca di Horus, a quali problemi della società risponde la biblioteca?